Tre astenuti. Grazie. Punto 5. Ratifica di deliberazione di giunta comunale 132, oggetto variazione bilancio di previsione 2019-2021 e al documento unico di programmazione DUP 2019-2021. Chi illustra? Allora, nella giunta del 12 novembre abbiamo avuto necessità di adottare una delibera per fare una variazione di bilancio. E le delibere di variazione di bilancio adottate in giunta devono essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni. Gli importi sono sostanzialmente i seguenti. Abbiamo avuto una maggiore spesa per quanto riguarda lo sviluppo e la valorizzazione del turismo per 34.000 euro. 2.500 euro viene dato per l'acquisto di carburante per gli automezzi adibiti a manutenzione delle strade, circa 1.000 euro vengono dati per lo stesso motivo, cioè acquisto di carburante per i mezzi dei servizi sociali, e 36.000 euro sono una spesa prevista relativa agli interventi per il sostegno a quegli sfollati di Fontana Guidia, che sono gli sfollati del terremoto di qualche anno fa, e per noi è un mero giro conto in quanto sono contributi che derivano dalla regione, per cui sul bilancio c'è un impatto di circa 36-37 mila euro che sono stati ricavati attraverso delle economie di spesa da altri capitoli. Ok. Posso fare una domanda? Perbacco. Vorrei capire meglio quello che riguarda i contributi per gli sfollati, per chi ha avuto danni a Fontana Guidia. Va bene che è un giro conto, ma vorrei capire che tipo di intervento è stato fatto, se l'intervento è stato fatto dai privati e poi è stato rimborsato, oppure che tipo di intervento, insomma. Allora, è stato pagato il geologo, sono stati pagati i tecnici, sono state pagate le opere in muratura, tutto qua. No, io su questo, allora, qui risponde la Mara, risponde il responsabile finanziario su questo. Allora, questi sono fondi che la Regione Emilia-Romagna ha attribuito al nostro comune perché i soggetti hanno dovuto praticamente liberare gli appartamenti e quindi hanno dovuto trovare delle sistemazioni alternative, quindi la regione, infatti sono contributi a sostegno del primo alloggio, diciamo, quindi sono a sostegno dell'affitto pagato, delle spese sostenute, questo. Primo tempo gli alberghi, poi dopo sono andati in appartamenti e sono state sostenute queste spese proprio per aiutarli in quel senso. Tutti quanti hanno avuto degli aiuti, qualcuno è rimasto escluso, ci sono state delle discriminazioni per censo, per residenza, chiedo, non è... Ci sono state delle proteste? Non so. Chiedo. Perché a suo tempo avevo sentito alcuni di questi, nell'immediatezza, anche nei mesi successivi, si lamentavano perché avevano dovuto sostenere delle grosse spese per quello che riguarda le prospezioni geologiche, per quello che riguarda le analisi dei danni strutturali, e quindi volevo capire se si era contribuito solo all'alloggio oppure anche ad altre cose. Grazie. Per quanto ne so, riguarda solo la questione abitativa, per quanto ne so. È una questione della quale non mi occupo io personalmente, se ne occupa l'ingegner Cantini, quindi questa è un'informazione tagliata che lei può chiedere direttamente all'ufficio. Qualcosa posso dire, perché comunque loro, anche quella, la signora che è residente a Cervarezza, che abitava la sua e alla casa qua, è stata messa nelle stesse condizioni, quindi sono stati tutti, però l'unico intervento che potevano fare era sull'alloggio, diversamente se non sono fatti carico loro e hanno speso loro per tutte le altre partite. Inizialmente c'è stata una richiesta, perché era legittimo, cioè poi la stranezza, l'unica casa ha risentito di questa cosa, è stato anche complicato intervenire su quello, quindi per me, per le conoscenze che ho da quando sono diventato sindaco, era un intervento su quelli che erano, però sono stati dati a tutti. E i negozi che c'erano? Perché so che c'era anche un negozio di computer e altre attività commerciali.
andati, si sono trasferiti da lì, non è che hanno... Sì, sì, no, ma chiedevo se avete avuto dei ritorni. No, da parte nostra no, da parte nostra no. Altre richieste? Possiamo mettere in approvazione? Bene, metto in approvazione il punto 5. Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Astenuti? 2 astenuti. Immediata esecutività? Chi è d'accordo? Grazie. Astenuti? 2 astenuti. Grazie.